Oggi prepariamo insieme delle falafel di ceci al sugo. Questi sono 200 g di ceci secchi che sono stati a bagno per 24 ore. Una volta cotti, li scoliamo e li asciughiamo. Oggi voglio farvi vedere il mio speziometro. Qui trovo tutte le spezie che mi occorrono per fare le ricette. Tra le tante spezie ho anche una collezione di sali. Ma non interessa il coriandolo e il cumino. Vediamo gli altri ingredienti. 2 mazzetti di prezzemolo tritato, una piccola cipolla tritata finemente, del peperoncino in polvere a piacere, mezzo spicchio d'aglio tritato anch'esso finemente, coriandolo e cumino preso dallo speziometro, il succo di mezzo limone e queste sono delle foglie di bietola lessate e aromatizzate con una grattugiata di radici di zenzero. Ora prendiamo un mixer e trasferiamo all'interno i ceci. Mettiamo un pochino di sale. A questo punto possiamo aggiungere la cipolla tritata, l'aglio, il peperoncino facoltativo, il succo di limone, il coriandolo e il cumino e metà del prezzemolo. Che profumo fantastico! Il nostro composto è pronto, lo trasferisco di nuovo all'interno della bowl. Prendiamo un piatto, andiamo a formare le nostre falafel, mettendo all'interno, se vogliamo, un cucchiaino di bietole. Eccole pronte, andiamo ai fornelli. Allora, l'olio dovrebbe essere caldo, comunque mettiamo un pezzettino e vediamo. Sì, ne tuffiamo poche alla volta, altrimenti abbassiamo la temperatura dell'olio. Ne metterò 4. Le facciamo andare per 3 o 4 minuti e poi le scoliamo su carta assorbente da cucina. E via. Benissimo, ora che le nostre falafel sono pronte, possiamo procedere come sempre ad impiattarle. Le possiamo servire semplicemente con una salsina allo yogurt, oppure, come ho fatto io, con una salsa al pomodoro, fatta bollire per alcuni minuti. Un po' di prezzemolo sopra. E possiamo accompagnarle con del couscous o in alternativa con del riso. Le mie falafel di ceci al sugo. Provale e fammi sapere. Buon appetito, alla prossima ricetta!